Allora, siamo in diretta per questo incontro sul tema della salute, dell'agricoltura, del cambiamento climatico, ma anche dei diritti, di chi lavora. Siamo con il professor Riccardo Valentini, io sono Antonello Mangano e ci siamo accordati per un dialogo in cui io introduco un argomento che, diciamo, è la produzione del cibo dal mio punto di vista e il professore aggiungerà degli elementi dalla sua ottica, quindi faremo un discorso piuttosto complementare, però con un unico argomento che è appunto la produzione del cibo. Il mio punto di vista iniziale riguarda questa fase di pandemia, che è stata secondo me molto importante. Io ho scritto nel libro Lo sfruttamento nel piatto, ho raccontato come avviene la produzione del cibo in molte regioni italiane, dal nord al sud Italia. Sicuramente il filo conduttore è il grave sfruttamento e sicuramente nel corso di questa pandemia alcune dinamiche sono state evidenziate. È stata un po' una specie di catastrofe che ha creato una serie di fenomeni sicuramente importanti. Il primo è stato paradossale, la chiusura delle frontiere. Nelle settimane precedenti si era raggiunto forse l'apice di questa richiesta a livello politico col blocco dei porti e con la chiusura delle frontiere. Col Covid le frontiere effettivamente sono rimaste chiuse. Ma paradossalmente questo ha prodotto un grido d'allarme nelle prime settimane di pandemia, perché i produttori sono allarmati per la mancanza di manodopera, e hanno chiesto, in qualche caso addirittura ci sono stati dei voli charter che hanno portato, dei lavoratori marocchini addirittura da Casablanca a Pescara. Mentre invece le frontiere con i lavoratori dell'est sono state ovviamente chiuse. E questo mi ha portato un po' ovviamente a pensare che tutto un discorso che veniva fatto sulla necessità di chiudere le frontiere è un discorso assolutamente strumentale, perché il nostro sistema economico, in particolare quello agricolo, si fonda sul lavoro a basso costo dei lavoratori. Che nello specifico erano lavoratori migranti, però poi a un certo punto le organizzazioni dei produttori hanno richiesto l'uso di lavoratori italiani, ma non offrendo dei contratti, offrendo in maniera trasparente delle condizioni di lavoro eque, ma chiedendo l'utilizzo di cassintegrati, di percettori di reddito di cittadinanza, addirittura di pensionati. Un po' come dire, quello che ci serve è il lavoratore a basso costo, non ci importa che sia italiano ossia un migrante. Quello che conta è che il nostro sistema di produzione di agricoltura intensiva a basso costo possa andare avanti. Questo, secondo me, è un po' quello che il periodo della pandemia ci ha detto e quindi ci ha posto, secondo me, anche la necessità di andare avanti e di cercare delle vie d'uscita. Ora, la domanda che faccio al professore e se invece dal suo punto di vista ha evidenziato altre cose. Intanto una curiosità, penso che un po' tutti hanno, è quella del rapporto tra pandemia e agricoltura intensiva, che è stata emersa qua e là, però in pochi hanno spiegato, credo, in maniera esaustiva questa connessione.
Quindi la mia domanda è appunto questa: qual è la connessione tra pandemia e sistema di agricoltura intensiva? E quello che in più è emerso durante questa pandemia, no? Cosa ci ha rivelato, sulla necessità su questo sistema e sulla necessità di cambiarlo? Sì, no, infatti penso, come anche tu dicevi prima, c'è una fragilità sociale legata appunto ai mezzi di produzione, che ha messo in evidenza questa pandemia in modo eclatante. Cioè, a un certo punto ci siamo resi conto che non arrivava il cibo, che non c'erano praticamente le catene di distribuzione, non c'era la produzione, non c'era la manodopera nei campi, ma nello stesso tempo questa pandemia ci ha fatto scoprire una dimensione anche di fragilità in generale del sistema agroalimentare globale. Vabbè, prima considerazione, si tratta di una pandemia globale, la prima vera pandemia globale dell'umanità, nella storia dell'umanità, perché diciamo fino ad oggi la maggior parte appunto delle epidemie che si sono sviluppate sono state di carattere regionale. La stessa SARS-CoV-1 nel 2003 aveva interessato la Cina fondamentalmente, ma nessuno appunto poteva pensare che poi oggi invece abbiamo in ogni luogo del mondo, dall'isola di Timor agli Stati Uniti, diciamo, questa, cioè ormai è una dimensione talmente che ci spinge anche a ripensare che ormai le risorse del pianeta sono globali, quindi qualunque cosa noi facciamo ha riflessi immediati il giorno dopo. Come non pensare che una cosa che scoppia nel 2020 in Cina e dopo 24 ore non sta in Europa, no? Perché ormai anche la Cina è un grande motore dell'economia mondiale, quindi ormai è tutto globalizzato. Abbiamo globalizzato i popoli, abbiamo globalizzato la natura. E questo è un tema centrale. Abbiamo globalizzato la natura, e cosa vuol dire? Vuol dire che poi questa epidemia non è che nasce per caso, non è che c'è, diciamo, un fato, un destino baro, che insomma cinico baro dell'umanità. Noi abbiamo di fatto distrutto habitat per fare appunto, per fare più terra, per fare agricoltura intensiva, per sfamare ovviamente anche la crescita demografica mondiale, ma a discapito poi di, per esempio, di habitat importanti. Il caso del colonialismo nasce fondamentalmente da un cosiddetto spillover, cioè da un trasferimento genico dal pipistrello, che è diciamo, in particolare nel sud-est asiatico c'è un'altissima biodiversità di pipistrelli, di virus, diciamo, che vivono diciamo, in simbiosi con questi animali, e il trasferimento genetico, diciamo, di questo materiale virale verso l'uomo. Peraltro, oggi abbiamo cominciato anche a capire che sembrerebbe che questo coronavirus in realtà è molto ben adattato all'uomo, quindi diciamo non è stato un trasferimento veloce, improvviso, ma è durato probabilmente molto di più di quello che abbiamo cominciato insomma a pensare a febbraio, gennaio in Cina. Quindi c'è qualcosa che ha creato un ponte tra il pipistrello e l'uomo. Non dimentichiamo appunto che abbiamo sempre di più allevamenti intensivi. Pensate, in Cina ci sono per esempio allevamenti di suini di 4-5 milioni di capi. Cioè, immaginate oggi un'azienda che ha 4 milioni di suini, no? Che vivono anche spesso a ridosso di foreste tropicali o di situazioni dove la contaminazione genetica può essere molto, molto facile. Quindi siamo arrivati a questo perché? Siamo arrivati a questo perché l'uomo ha cominciato a andare fuori, diciamo, del normale dal punto di vista agroalimentare, no? Chiaramente dobbiamo sfamare molte persone, ma però non è detto che sia il modo giusto quello di sfamarle, per esempio, con questo tipo di agricoltura intensiva. Adesso questo sarà, secondo me, il secondo punto di riflessione dell'epidemia, della pandemia, è come noi ripensiamo. È un'opportunità enorme anche per ripensare questo rapporto con la natura, rapporto col cibo, rapporto con la sostenibilità, proprio perché non c'è dubbio, il coronavirus non nasce per un caso, nasce dall'uomo stesso che ha distrutto gli habitat dei pipistrelli, i quali ovviamente sono arrivati molto vicino all'uomo stesso. E quindi, come dire, ci siamo, come dire, creati noi stessi il problema, e sta nelle nostre mani anche la soluzione. Bene, un altro elemento che aggiungo è che prima ho descritto la situazione italiana, la situazione in Europa non è stata molto diversa dal punto di vista della necessità di opera, tant'è che nel Regno Unito, per esempio, addirittura delle associazioni hanno messo su dei voli charter
prendere nei paesi d'origine i lavoratori, soprattutto dall'est Europa, e portarli nei campi inglesi. Stessa cosa è avvenuta in Francia, in Svezia, in Germania e così via. Quindi, come mi riallaccio a quello che dicevo prima, in realtà non abbiamo dei casi sporadici o degli imprenditori particolarmente cattivi in determinate zone. Abbiamo un sistema che in questo momento ha proprio bisogno di una produzione che costi il meno possibile, per poi andare ovviamente nel sistema distributivo, dove, come basta vedere, insomma, i volantini, le pubblicità e tutta la comunicazione è esclusivamente orientata al prezzo. Cioè, noi veniamo attirati da un supermercato esclusivamente in base al fatto che costa poco, che è sottocosto, che è un'offerta e così via. Quindi è un po' una catena che appunto durante la pandemia è stata messa in grande evidenza. Altro elemento, secondo me, molto importante, magari non tutti ci hanno fatto caso, a un certo punto, per venire incontro alle necessità della parte più povera della popolazione, sono stati diffusi dei buoni spesa. I buoni spesa che ovviamente il lavoratore, in questo caso le famiglie meno più povere, insomma più bisognose, potevano però spendere nei supermercati. E ovviamente una famiglia bisognosa con un buono spesa a 10 euro, chiaramente se vai in un discount esce con una spesa per tutta la famiglia, se vai in un supermercato più di qualità esce con due o tre elementi, insomma, con due o tre cose. Quindi anche qua è stata una scelta politica, non sta scritto da nessuna parte che un buono del governo, dello Stato, ti indirizzi necessariamente verso i discount, per esempio, no? Sono anche delle cose che continuiamo a dare per scontate, non è automatica questo tipo di connessione. La produzione agricola in Italia è in gran parte effettivamente fatta da produzione intensiva orientata ai supermercati, orientata a una produzione standardizzata, ma non è l'unica possibilità. Altra cosa, abbiamo visto per esempio file nei supermercati che comunque erano gli unici autorizzati, i mercati sono stati chiusi nelle prime settimane, per esempio. Cioè, come dire che non basta, spesso si fanno molti sforzi per immaginare un modello alternativo. Ma poi questi sforzi devono essere accompagnati, devono essere legittimati, devono essere rafforzati dalla politica, dallo Stato, dalle strutture pubbliche, altrimenti diventa magari le nuove generazioni cresceranno con l'idea che è normale e naturale fare determinate cose perché non hanno avuto esperienze diverse. E altro elemento molto importante secondo me è la politica europea agricola, la PAC. Un elemento di cui nel dibattito pubblico non c'è assolutamente traccia, perché ormai è in gran parte il frutto del lavoro che fanno delle lobby a Bruxelles e quindi cercano di orientare le scelte in una direzione oppure in un'altra, però è un elemento che poi determina la produzione del cibo che poi arriverà nelle nostre tavole oppure della modalità di acquisto nei supermercati. Anche questo è un elemento importante, tra l'altro una politica agricola di così vasta scala esiste in Europa, ma non esiste in altre parti del mondo, quindi potrebbe essere un'occasione da sfruttare. Quindi, riassumendo, la mia domanda è: quali possono essere le basi fondamentali per un nuovo modello economico e se la PAC può accompagnare un nuovo modello di produzione agricola e se la PAC è in grado di accompagnare questo nuovo modello? Ma allora, sicuramente il tema del costo del cibo è un tema centrale, perché noi ovviamente tutto nasce, come anche la distorsione appunto dei lavoratori in nero, nasce da questo bisogno, cioè di questo costo del cibo che si privilegia, quindi il cibo junk, il cibo quello insomma meno di qualità perché costa di meno, eccetera. Ma noi dobbiamo fare una riflessione su questo. Qual è il vero costo del cibo? Se noi introduciamo nel valore del costo anche tutti gli effetti negativi che può comportare un'alimentazione sbagliata, allora vediamo che alla fine diciamo, dovremmo incentivare e quindi pagare di più il cibo che invece fa stare bene, che fa meglio al pianeta, che rende più sostenibile la nostra società. Quindi c'è cioè, chi costi diciamo, che sono racchiusi purtroppo non sono nel PIL, ma sono fuori dal PIL, ma i costi che sono le cosiddette esternalità negative nel cibo sono enormi. Facciamo un caso, per esempio, due casi, anzi, il primo è quello della salute umana, il più importante, diciamo, il costo di un'alimentazione sbagliata ha
un aspetto negativo sul sistema sanitario nazionale, cioè le persone che oggi mangiano male sono quelle più fragili, che si trovano quindi con malattie croniche, malattie non trasmissibili. Oggi, insomma, il grande tema, no, della malattia non trasmissibile, il diabete, per esempio, la grande epidemia, l'epidemia in questo senso è la grande malattia, diciamo, dell'umanità, che porta poi una fragilità e un costo enorme anche di chi che sostengono le finanze pubbliche o private, diciamo, della sanità. Quindi mangiare bene significa prese, molte di queste malattie sono legate anche alla nostra dieta, alla nostra alimentazione. Nel caso del Covid, uno dei fattori più importanti, appunto, di comorbidità sono state proprio queste malattie non trasmissibili, quindi malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e quant'altro, legate profondamente al nostro stile alimentare. Allora, quindi, primo punto, riflessione. Vogliamo cominciare a considerare che il cibo non può costare poco, cioè in senso, perché vale solo il costo del cibo inteso come produzione, ma dobbiamo mettere un valore aggiuntivo, che è il valore che del nostro benessere, quindi qualcosa ci deve stare. La seconda questione è la questione ambientale. Produrre cibo oggi ha un impatto enorme, per esempio, sul cambiamento climatico. Oggi abbiamo circa il 37% delle emissioni di gas serra che sono legate al sistema agroalimentare, dalla produzione al trasporto, al consumo, all'agroindustria, fino ad arrivare praticamente al waste, cioè allo sprecare, a buttare in pasto il cibo. Tutto ciò ci costa il 37% delle emissioni di gas serra. È una quantità enorme. Se pensiamo che l'accordo di Parigi ci pone come obiettivo la riduzione del 40% delle emissioni al 2030, già il 37% è dedicato al cibo, a quello che noi mangiamo, cosa mettiamo nel piatto. Questa cosa, per esempio, noi abbiamo fatto uno studio adesso, grazie a un progetto europeo con la Barilla Center Food and Nutrition, insomma, sul tema, si chiama Sweet Bowl Life, un progetto europeo sulle diete sostenibili. È possibile mangiare meglio, che fa bene alla salute, ma nello stesso tempo ridurre le emissioni di gas serra? Sì, è possibile, è fattibile, e le diete sostenibili sono oggi una cosa molto importante. È chiaro che poi l'agricoltura deve essere incentivata ad andare in quella direzione, i consumatori devono essere incentivati ad andare in quella direzione, e anche lì il prezzo del cibo è legato anche alla qualità, quindi anche lì non può costare poco, perché sennò si va a finire nei casi che anche dicevo prima, anche di una, appunto, di distorsioni come quello del lavoro nero. Allora, cosa può fare la politica europea? Sicuramente può riequilibrare questo aspetto del costo del cibo, può sostenere forme di agricoltura sostenibile, sostenere la qualità, sostenere quindi la sicurezza alimentare, e un investimento quindi di risorse su questa catena può portare anche a fare in modo che del cibo di qualità possa costare uguale o di meno di un cibo invece di scarsa qualità o che fa male alla salute. Questa è la grande sfida che noi dobbiamo avere, cioè trasformare, cioè spostare la finanza, spostare l'incentivo che proviene dalla politica comunitaria verso forme di produzione sostenibile e di cibo di qualità, al punto tale che il pomodoro prodotto in Italia può costare anche di meno del pomodoro che viene dalla Cina, prodotto adesso dalla Cina, per dire, da qualunque altro paese, prodotto in forma insostenibile. Quindi questo dobbiamo riequilibrare: la qualità ambientale, la qualità della nutrizione umana e della salute, con degli incentivi tali per cui la nostra agricoltura possa essere competitiva. Altrimenti è ovvio che la famiglia più povera e più debole andranno sempre al discount a comprare il cibo, e nello stesso tempo avranno maggiori problemi di salute e di costi sulla salute pubblica e di costi anche ambientali su quello che riguarda, per esempio, l'inquinamento o climate change. Io mi riallaccio su queste ultime parole, perché credo che sia importante questo aprire un dibattito sulla politica europea, perché non ovviamente su quella che ascoltiamo sull'austerità, no? Su questa se ne parla tantissimo, però su tutta una serie di decisioni che impattano sulla nostra vita sono completamente fuori dal dibattito, perché negli ultimi anni il sostegno è stato soprattutto sulla competitività, cioè sul tentativo di mantenere le imprese competitive rispetto magari ad altre aree del mondo. Quindi io, per esempio, nel libro metto in evidenza che i contadini produttori calabresi che si trovano a produrre il succo d'arancia sono in diretta concorrenza con i loro colleghi brasiliani, con una differenza enorme tra ovviamente le capacità produttive, anche le estensioni territoriali, le pratiche, le abitudini di coltivazione. Però nel momento in cui
una grande multinazionale del succo d'arancia chiede del concentrato che andrà a finire in un'aranciata con una percentuale di succo d'arancia minima, a quel punto andrà sul prezzo, chiederà voi quanto fate per tonnellata, voi quanto offrite, quindi è chiaro che si tratta di una competizione al ribasso dove non c'è assolutamente una sostenibilità, ci sono prodotti perfettamente sostituibili e dei grandi player che possono essere le centrali di acquisto dei supermercati come alcune multinazionali del cibo che ovviamente orientano le scelte, quindi un modello che va superato a livello di politica europea, è essenziale orientarsi verso la produzione di cibo di qualità e sostenere chi fa un'agricoltura di tipo diverso, perché appunto è anche un tema di scelte politiche, non è un tema naturale. Il modello verso cui noi siamo ormai andati, ma non è irreversibile, no? Questo modello di agricoltura intensiva, spreco di cibo, grandi centri commerciali, è stato in qualche modo creato dalla politica degli ultimi 20 anni. In Italia fino agli anni 60-70 la maggior parte dell'acquisto avveniva in piccoli esercizi, c'era un ruolo estremamente importante dei mercati rionali e i supermercati in molte zone d'Italia semplicemente non esistevano. Negli ultimi anni si è andati invece al contrario, verso una politica di grandi centri commerciali, di grandi aree in periferia svendute, della moltiplicazione di marchi che però poi fanno capo a pochissime centrali di acquisto, di una logistica dove i prodotti vengono spostati da nord a sud per essere poi rimandati ai luoghi, magari vicino ai luoghi di produzione, con prezzi comunque che devono essere sempre più bassi. Quindi si tratta proprio di un modello che bisogna mettere in discussione. E aggiungo anche che ovviamente non c'è un automatismo tra sfruttamento e costo basso. Il costo basso ovviamente è la spia di un problema evidente, perché è difficile che una passata di pomodoro a 30 centesimi abbia diciamo nella sua composizione il rispetto dei diritti dei lavoratori. Però è anche vero che mi sono accorto, nel libro c'è un capitolo sul caporalato al nord, che molte zone ricche sfruttano, che molte aziende con fatturati milionari, con anche storie centenarie di produzione vinicola, di produzione di qualità, da molto tempo ricorrono a delle forme di caporalato più o meno mascherate, per esempio il caso del Chianti, il caso delle produzioni in Piemonte, sono due casi molto evidenti, e qua il modello non è il lavoro nero o il ricorso a un caporale, ma magari il richiamo a una cooperativa, a un subappalto, a una fornitura, che però non garantisce il rispetto dei diritti minimi del lavoro. Non so se abbiamo perso il professor Valentini. Io di esserci in audio, mi ascoltate? Sì, in audio perfettamente, non vediamo, però sono un po' difficile. Però si sente. E quindi stavo dicendo che appunto esistono delle forme di sfruttamento molto articolate, in gran parte appunto si tratta di forme comunque di caporalato più o meno mascherate da strutture legali. Però la mia riflessione riguarda anche un modello che rischia proprio di peggiorare, nel senso che il cibo noi lo immaginiamo nella sua fase finale come stoccato in uno scaffale del supermarket. In realtà oggi noi abbiamo un ulteriore passaggio che è quello della consegna a domicilio, quindi la spesa che viene consegnata nelle case, oppure addirittura il cibo cotto e confezionato che viene consegnato nelle abitazioni o negli uffici dai famosi ormai rider. Proprio di recente c'è stata questa vicenda, secondo me molto significativa e molto grave, del sequestro di Uber, cioè di una delle più grandi multinazionali del food delivery e non solo, che è stata indagata e quindi messa sotto amministrazione controllata dello Stato proprio per queste forme, ancora ovviamente da provare, da verificare, però di grave sfruttamento e di caporalato al suo interno. Quindi abbastanza paradossale, anzi è del tutto paradossale, però significativo, e gli osservatori insomma lo denunciano da tempo, che la filiera agricola nasce e muore allo stesso modo, con delle forme appunto di lavoratori usa e getta, sfruttati, con pochissime
tutele, con pochissimi diritti, magari all'inizio della filiera, quando si produce il cibo, in forme completamente illegali, con caporali appunto tradizionali, no? Quelle che le inchieste giornalistiche raccontano. Nella fase finale, invece, delle forme più sofisticate, delle imprese magari che appunto hanno una sede a Milano, o delle multinazionali che hanno un impatto globale, però con degli effetti molto simili, no? Il caporale che non ti chiama più somiglia molto all'app che ti disconnette, o a queste forme di lavoro neanche precario, proprio inesistente, perché appunto sul lavoratore poi c'è il carico del mezzo di trasporto, del rischio e soprattutto di un cottimo che torna. Il cottimo, l'abbiamo raccontato, quando si riempie il cassone in una campagna pugliese ad agosto, ma il cottimo ormai c'è anche quando vieni pagato a fine giornata in base alle consegne che fai da un lato all'altro delle città. Quindi uno sfruttamento che sicuramente si estende. Ora è chiaro che il quadro è molto grave, però la mia domanda la mia attenzione riguarda soprattutto le possibili vie d'uscita, perché noto sempre di più una specie di fuga verso ciò che ci è familiare quando si parla di soluzioni. Cioè, mi spiego meglio, si in qualche modo si tende, no, a dire che la via d'uscita, la soluzione, sta soprattutto nel prodotto italiano, quindi c'è tutto un marketing che invita ad acquistare italiano. Io che insomma conosco le campagne italiane da più di 10 anni, mi vengono i brividi a pensare che il prodotto italiano sia sinonimo di qualità e di rispetto dei diritti, perché non è evidentemente così, però c'è questa semplificazione. Un'altra via d'uscita viene indicata nel chilometro zero, quindi nel prodotto di prossimità. Quindi si cerca di creare queste parole d'ordine, che il vicino è buono e il piccolo è bello. Ora la mia domanda è questa: nell'immaginare un modello alternativo una via d'uscita, sono queste le linee guida da seguire, oppure c'è dell'altro, oppure la risposta è più articolata e più complessa? Beh, sicuramente la risposta è più articolata, non c'è dubbio. Due cose penso però sono abbastanza importanti. La prima è proprio il sistema agroalimentare, che è fondamentalmente sbagliato, e oggi dobbiamo ripensarlo dalla produzione al consumatore come un unico sistema. Perché è sbagliato? Perché noi oggi abbiamo un mondo dove, appunto, ripeto, il cibo viene sprecato, perché in un caso, per esempio, abbiamo 1.200.000.000 di persone obese nel mondo, che hanno problemi enormi e hanno anche una mortalità enorme di salute, e abbiamo magari sì anche 800.000.000 di persone malnutrite che muoiono, ma muoiono più o meno sia i malnutriti che gli obesi nella stessa quantità. Circa 30.000.000 di persone al mondo muoiono perché non c'hanno cibo o perché ce n'hanno troppo. Allora, questa prima considerazione è importante, perché quando si parla ci sarà cibo per tutti, no? Perché poi nasce anche da qui la distorsione, cioè la necessità a tutti i costi di assicurare cibo a tutti. Allora, se andiamo a vedere perché ci sono i malnutriti e perché ci sono quelli che mangiano troppo, ci rendiamo conto che il problema non è la produzione, non è la questione, la quantità di produzione per ettaro. Il problema sono i sistemi di accesso al cibo. Cioè, oggi le persone non hanno cibo nei paesi meno sviluppati per un problema di accesso al cibo, più che per un problema di quantità di cibo. E lo stesso i stili alimentari nostri ci hanno portato negli anni 60, cioè l'idea che le risorse sono infinite, che cioè, vediamo le mamme che ingozzano ancora i bambini, purtroppo ci abbiamo ancora, soprattutto nelle parti anche paradossalmente più deboli della società. Cioè, c'è un dato che è impressionante: in Italia i bambini obesi sono la più grande percentuale in Europa, e questi bambini obesi si trovano nelle famiglie più povere, ok? Perché non c'è proprio una cultura e un'educazione alimentare, e noi dobbiamo invece, questa è fondamentale per quello che dicevo, per la salute, per l'ambiente, per la sostenibilità. Quindi le soluzioni ci sono, ma come dire, non sono le soluzioni classiche, dobbiamo produrre di più, no? Cioè, queste cose che si inventano, cioè, no, il problema è come noi riorganizziamo il sistema agroalimentare, che deve essere fatto appunto attraverso la qualità, attraverso, diciamo, la salute, attraverso ridurre lo spreco. Non sprechiamo il 40% di cibo
lo buttiamo perché non abbiamo quel rispetto che, cioè, una volta nelle famiglie contadine non si buttava il cibo, cioè, al massimo si dava da mangiare quel cosiddetto maiale, insomma, c'era un'economia circolare che oggi non abbiamo più perché abbiamo superato i limiti della sostenibilità. Quindi, diciamo, anche ci sono soluzioni che poi possono anche passare appunto attraverso anche l'innovazione tecnologica, cioè non è che diciamo la tecnologia, anzi, nel sistema agroalimentare può aiutarci moltissimo, per esempio, diciamo, nel ridurre i consumi, di sprecare l'acqua, che è un tema enorme. L'agricoltura, per esempio, italiana consuma il 70% delle risorse idriche del nostro paese, cioè un numero enorme, forse non tutti lo sappiamo. Quando noi coltiviamo, togliamo dell'acqua potabile alle persone, cioè c'è una conflittualità enorme nell'acqua. Poi lasciamo perdere poi la governance, la politica, anche se vogliamo, poi gli aspetti anche in alcuni casi, appunto, di delinquenza sull'acqua, eccetera, che ci sono, perché rendono l'acqua in Italia un problema enorme di conflitto tra l'agricoltura e gli usi potabili. Quindi il sistema è complesso, le soluzioni vanno trovate nell'intelligenza, nell'aprirsi anche alle nuove tecnologie, nel ripensare questo sistema, diciamo, in modo diverso, che non è quello semplicemente produttivistico. Diciamo, ecco, dobbiamo ripensare l'agricoltura come fattore di benessere per l'umanità, come fattore importante per la salute, per vivere meglio, ovviamente per sostenere le persone anche più deboli, quindi anche la solidarietà è un gioco ruolo importante. Passando appunto attraverso il fatto che però le persone anche più povere non è che devono mangiare peggio, devono mangiare meglio. Quindi non può essere soltanto il cibo di qualità, sostenibile, buono, soltanto l'appannaggio di chi ha i soldi. Questo è un grande tema, perché appunto non può costare di più il cibo di qualità. Ci deve essere un modo per calmierare questi, come dicevamo prima, per fare in modo che quei costi, che sono sostenuti maggiormente per fare un'agricoltura più sostenibile, debbono essere ripagati dalla collettività, perché fa bene alla salute e fa bene all'ambiente. Quindi, diciamo, le soluzioni ci sono, non convenzionali, quindi vanno viste attraverso proprio un esame più approfondito e razionale del sistema agroalimentare, dei problemi che ha oggi, e ci sono le possibilità di poterli risolvere. Sì, io mi ricollego a queste ultime parole perché sono molto d'accordo sul concetto complessivo, cioè continuare ad adottare il punto di vista delle imprese, magari delle piccole imprese, a mio parere è fuorviante perché spesso io ascolto la voce anche di molti piccoli produttori i quali dicono di essere in grave difficoltà perché ovviamente stando in un mercato estremamente competitivo, quasi selvaggio, quasi senza regole, è chiaro che in qualche modo sono costretti loro stessi a cercare delle scappatoie. La più facile in Italia è tipicamente quella dell'evasione magari fiscale, la seconda o la prima spesso è quella di ripagarsi sul costo del lavoro, quindi è un po' un circolo vizioso, no? Io sono in qualche modo schiacciato sui prezzi, quindi mi rifaccio sull'anello più debole, così evidentemente non se ne esce, non si troverà mai una soluzione rimanendo in questo ambito. Invece, adottando un punto di vista di un governo più ampio del sistema, che provi a superare anche questo modello di mercato eccessivamente competitivo. E provi anche a governare determinati fenomeni. Devo dire che in ogni caso questi fenomeni sono in ogni caso governati, cioè non nascono da soli spontaneamente. Appunto, il modello che abbiamo descritto nasce per precise scelte politiche che hanno favorito questo tipo di meccanismi, appunto, del cibo a basso costo, della iperproduzione. Sono tutte scelte che sono state fatte e che sicuramente in questa fase mostrano tutti i loro limiti. Quindi dobbiamo ripensarle, dobbiamo in qualche modo però governarle, non lasciare che le cose vadano naturalmente in un'altra direzione, perché queste cose non accadono. Io spesso parlavo prima del food delivery e dei rider, quando faccio incontri nelle scuole, soprattutto nel nord Italia, mi rendo conto che molti ragazzini ormai pensano che il cibo si prende cliccando mettendo il dito sul telefono, insomma. A me dicevano da piccolo: dovete imparare che il cibo non cresce nei supermercati. Già sarebbe un passo avanti, no? Spiegare
che il cibo sta nei supermercati e non sta in un'app, per dire che in qualche modo se si rinuncia a pensare delle alternative ampie, non piccole alternative, ma delle alternative di ampio livello, le nuove generazioni cresceranno con l'idea che alcune cose sono naturali, che un discount in periferia, che un cubo di cemento che vende cibo spazzatura è qualcosa di normale. E che qualcuno che ti porti il cibo in qualunque momento, a basso costo, ovunque tu sia, è qualcosa di naturale, ma non è così, insomma, sono tutti fenomeni che vengono creati, governati o appunto tollerati in qualche caso e quindi diventano poi dei modelli che appaiono quasi naturali. Una cosa che volevo evidenziare è che questo discorso che abbiamo fatto mi piace, mi sembra molto interessante perché non contrappone lavoratori e consumatori, che è un altro tema secondo me molto importante. Perché i supermercati cosa dicono quando appunto si contesta questa politica del basso costo? Dicono: ma i nostri prezzi sono misure anticrisi, perché noi permettiamo di mangiare anche a chi ha un reddito basso. Quindi in qualche modo dicono: sì, io magari questi prezzi producono sfruttamento nei lavoratori, però aiutiamo i consumatori. Ma la realtà è che il consumatore e il lavoratore sono la stessa persona, non sono due persone distinte. Noi nella nostra vita, quando consumiamo, siamo soddisfatti di trovare un prezzo basso, magari in un biglietto aereo oppure al supermercato, però nella nostra vita, se ci dicono che il nostro contratto è low cost, non siamo soddisfatti perché vogliamo essere pagati il giusto. Quindi questo elemento va ricomposto. Altro elemento importante di questa contrapposizione è il tempo, perché spesso si dice che il lavoratore povero non ha i soldi per comprare il cibo, ma questa è una parte del problema, ma una parte ormai fondamentale del problema è l'elemento tempo. Cioè, spesso i mercati o i luoghi dove è possibile comprare il cibo di qualità hanno degli orari molto limitati. Il supermercato di discount è aperto 24 ore ed è aperto la domenica. Perché il lavoratore povero oggi ha poca disponibilità di tempo? Sia perché lavora tanto, perché fa tanto straordinario, perché non ha magari la domenica libera, ma soprattutto per un altro motivo, perché non ha più un orario di lavoro. Cioè, quando io parlavo prima del lavoro in subappalto, di queste forme nuove di caporalato, significa, ed è una cosa ormai enorme, diffusissima in tutta la società, di forme di lavoro a chiamata, con subappalti, con cooperativi, riguardano l'agricoltura, riguardano i rider, ma riguardano anche gli infermieri degli ospedali, riguardano i servizi di pulizie, cioè riguardano una serie di enormi, una fascia enorme di persone, di lavoratori, che conoscono il proprio orario tramite un SMS o una chat di WhatsApp, che quindi non possono decidere di fare la spesa per dire il sabato mattina o il venerdì pomeriggio per il semplice motivo che non hanno idea se lavoreranno in quel periodo oppure se lavoreranno di domenica e così via. Quindi anche queste politiche vanno intese in senso ampio. Io vado verso la conclusione. Dicendo che mi sono fatto anche l'idea che alcune proposte devono andare in una direzione molto più estesa, per esempio si diceva prima è necessario dare la possibilità a tutta la popolazione di acquistare cibo di qualità. Esiste oggi una sovrapproduzione di cibo in gran parte, tant'è che oggi il problema che io ascolto nelle campagne non è quello della carestia o della fame, ma è il problema di come facciamo a vendere, come facciamo a non buttare le cose. Quindi questo è il tema principale. La nostra economia oggi è paradossale per questo, perché abbiamo tante merci e non sappiamo a chi venderle, abbiamo tanta liquidità e non sappiamo a chi darla e così via. Per cui quei ragionamenti direi redistributivi che alcuni economisti fanno su un reddito universale, su un reddito diffuso, non sono campati in aria perché potrebbero, per esempio, queste o comunque altre proposte, però a carattere universalistico, potrebbero iniziare a creare. A mettere in circolo questi beni, queste energie, queste possibilità che ci sono. Oggi abbiamo un'economia molto bloccata, no? Perché abbiamo molte persone che fanno un lavoro povero, quindi non riescono a consumare, è una produzione assolutamente enorme che non riesce a trovare degli sbocchi. Quindi anche in questo caso va trovata un qualcosa che da un circolo vizioso invece produca appunto un'economia circolare virtuosa.
L'ultima domanda che faccio riguarda appunto l'approccio da avere, il punto di vista, no, che dobbiamo portare avanti, perché a me capita spesso di fare degli incontri molto interessanti in cui il tema dell'alternativa è sicuramente quello più sentito, perché in realtà noi parliamo di caporalato in Italia da 30 anni, non è una novità. Spesso i giornali scrivono i nuovi schiavi, il nuovo caporalato, ma in realtà da quando 30 anni fa fu ucciso Gerry Masron, noi raccontiamo sempre la stessa storia, cioè storie di persone che hanno difficoltà, difficoltà. Qui vengono negati i documenti, spesso immigrati, che appunto non avendo documenti vanno a cercare un lavoro in campagna, finiscono in condizioni drammatiche, spesso perdono la vita oppure vivono situazioni assolutamente disumane. È una storia, ripeto, che da almeno 30 anni raccontiamo, che però appunto magari sembra ogni volta una novità. Quindi il tema dell'alternativa, di come uscirne, è assolutamente sentito, e spesso mi chiedono, appunto, mi si chiede quale può essere la buona pratica, la giusta via per trovare una via d'uscita. Io ho fatto due tipi nel corso, nella parte finale del libro, ho indicato due grandi possibilità assolutamente parallele e complementari. Quella di rafforzare tutto quel circuito di economia alternativa, di produttori etici che esiste e che comunque è un tessuto importante, sia dal punto di vista dei consumatori come i gas, sia dal punto di vista dei produttori, che probabilmente va rafforzato, che però comunque esiste. Però ho indicato anche una strada più politica, che è un po' quello che abbiamo detto finora, cioè quello di non solo limitarsi a consumare in maniera diversa, ma fare anche proposte politiche, perché appunto non sta scritto da nessuna parte che la rete dei gas, la rete dei produttori non possa diventare un soggetto che diventa anche magari protagonista delle scelte che si fanno sulla PAC, per esempio. Dico una cosa, come potrebbero essere anche le scelte urbanistiche di destinare spazio ai centri commerciali e far morire i mercati rionali. Sono scelte, però sono scelte in cui non c'è una cittadinanza democratica che partecipa a questo tipo di scelte. Insomma, queste sono una serie di spunti. La mia domanda finale è se questo modello trentennale, no, del consumerismo, dell'idea che si cambia il mondo facendo la spesa, sta ormai cominciando a mostrare dei limiti, oppure se in realtà va semplicemente, bisogna avere ancora un po' di pazienza e può essere la strada giusta per creare, anche se lentamente, un'alternativa a questo sistema. Ma io sono totalmente d'accordo, il modello è in crisi, il modello del consumismo è evidente che è in crisi, adesso senza allargare troppo il discorso, ora oggi devo dire che in qualche modo le imprese sono anche più sensibili rispetto al passato su questo tema, insomma anche i grandi sistemi finanziari stanno muovendo in questa direzione, allargando un po' il discorso in generale, no? Insomma, il BlackRock, uno dei più grandi finanziatori, diciamo, della finanza mondiale, ha deciso di investire su asset di green economy, anche perché non tanto per essere, diciamo così, etici, ma perché oggi andare a investire su asset che sono ad alta intensità di carbonio e di inquinamento, si perdono un sacco di soldi. Vedi l'Ilva, vedi che ne so, i pozzi petroliferi nel Golfo del Messico, eccetera. Quindi i grandi investitori oggi sanno che il futuro è il sistema sostenibile, la sostenibilità, e quindi riguarda anche in questo senso anche la questione del cibo, eccetera. Il problema è che purtroppo la società è ancora molto, molto lenta. La politica non ne parliamo, è lentissima. Diciamo, la politica proprio non c'è in questa partita. I consumatori, ci sono molti consumatori, e non si rendono conto i consumatori che sono una grande forza di cambiamento, perché se sono loro che determinano il mercato, e quindi le loro richieste poi guidano il mercato. Se c'è un imprenditore sano, sa benissimo l'imprenditore sano, il suo problema non è quello di avere una logica cattiva, diciamo. Secondo me, un imprenditore vero deve cercare di rispondere alle esigenze dei consumatori. Quindi, se i consumatori cambiano la loro richiesta, si deve per forza adattare. E sta succedendo in parte, sta succedendo, esistono anche grandi opportunità per giovani aziende, per giovani in agricoltura, perché c'è una richiesta fortissima di salute, di sicurezza, di qualità, che sta crescendo, però purtroppo è ancora concentrata
nelle persone più informate della società, cioè io e lei, no? Io e te, insomma, anzi, stiamo parlando, stiamo conversando amabilmente, ma siamo tutte e due persone che conosciamo la realtà delle cose. Ma in realtà, faccio un esempio, ma al ragazzo di Scampia, ma non per Scampia, ci vuole essere periferia pure di Roma, Garbatello, qual è? Cioè, che cosa gli possiamo dire? Come fa lui a entrare in una logica diversa quando c'ha dei modelli che vive tutti i giorni sulla strada, che sono quelli del SUV, dei soldi, della delinquenza, eccetera, eccetera. Quindi come noi cambiamo la società, non attraverso, diciamo, noi che conversiamo amabilmente e siamo o informati. Quindi l'informazione, l'educazione è fondamentale. Io penso che sia uno dei temi straordinari, importanti, che noi dobbiamo utilizzare i fondi pubblici. Nelle grandi città non si sa più da dove esce il cibo, no? Quindi anche queste cose sono importanti. Quindi, e poi l'ultima cosa, lo dico perché è anche un fatto concreto e reale, abbiamo miliardi di fondi europei che non vengono spesi in agricoltura in realtà, perché parliamoci chiaro, al di là dei pagamenti, quelli per ettaro, quelli veri, le condizionalità, cioè quelli che fanno le cose, cioè i PSR, i piani di sviluppo rurale, eccetera, non si spendono i soldi, le aziende non prendono una lira, aspettano anni. Questo è un problema enorme nel nostro paese, questo è un fatto proprio concreto. Noi abbiamo speso oggi, credo, il 20% di tutta la programmazione in agricoltura italiana. E queste aziende, soprattutto giovani, che hanno investito, che comprano per avere poi il rimborso, che hanno quindi investito, si trovano oggi in debito. E noi stiamo quindi creando anche delle aspettative, stiamo facendo fallire giovani aziende, perché gli diamo la possibilità di accedere ai fondi europei, loro devono anticipare i soldi e nessuno poi glieli dà indietro. Questa è una cosa gravissima, perché anche poi alla fine un giovane non può più credere in un modello diverso di agricoltura. Quindi tante cose si possono fare, ma anche senza tante rivoluzioni, partendo dall'educazione, dalla formazione, un cambiamento radicale della società, parlando anche alle persone che sono meno informate e soprattutto spendendo anche le risorse che oggi ci sono e che non vengono spese per questo tipo di agricoltura innovativa. Bene, mi sembra che abbiamo affrontato diversi argomenti. Io chiuderei dicendo, spero realmente che si possa creare anche un modello diverso di imprenditoria, però il mio augurio sarebbe quello anche di cambiare qualche regola, perché a volte molti mi chiedono appunto se la speranza è un cambiamento nel modo di fare impresa, nel modo di fare in generale, no? Agricoltura, produzione. Purtroppo vedo tantissimi esempi di predatori, cioè di realtà economiche che appunto cercano di incamerare profitti, ma a vari livelli, dal grande supermercato, la grande multinazionale, fino all'impresa più piccola. In un quadro di regole democratiche probabilmente sarebbe tutto indirizzato in maniera più giusta, no? Nei confronti, valorizzando soprattutto i diritti e lasciando meno spazio alla buona volontà individuale, che poi a un certo punto si ferma. E va bene, abbiamo perso il professore, però siamo anche in chiusura, quindi se non ci sono altri interventi o se non vuole chiudere, se vuoi chiudere, vuoi dire qualcos'altro, altrimenti abbiamo quasi sparato. Insomma, ringrazio per questo spazio, diciamo, che ci hanno concesso per ragionare su questi temi. Ma non dimentichiamo che quello che vorrei è che il cibo, la salute e l'ambiente fossero dei pilastri fondamentali della nostra politica nazionale, anche rispetto alla discussione che stiamo avendo oggi a Bruxelles. Cioè, non sono le fonti primarie della nostra vita. Non vorrei che invece derubricassimo questi temi a qualcosa di banale o non importante per la nostra vita. Quindi cibo, benessere, salute e ambiente sono fondamentali per me. Sì, c'è un commento che è arrivato, dice interessante, bisognerebbe fare più informazione su questi temi. Io credo che uno sforzo che possiamo fare è anche di raccontare questi argomenti con più forza, con più decisione, magari evitando, dico soprattutto dal punto di vista giornalistico, di ripetere un po' le stesse figure, no? Lo schiavo, la vittima, eccetera, che sono ovviamente l'effetto finale
di un problema a monte, però questo problema a monte poi rimane sempre inesplorato e non se ne parla. Quindi penso che sia veramente importante affrontare le cose nel complesso, avere un approccio complessivo ai problemi e non limitarsi appunto a ripetere quello che più o meno sappiamo già. Bene, io chiuderei qui. Grazie per averci ascoltato e grazie a chi ci ha dato questo spazio. Grazie a tutti, saluti a tutti.